Un saluto a tutti. Questo video mi è venuto in mente stamattina di farlo appena aperto la borsa perché abbiamo un'operazione short sul titolo Saipem. Attualmente siamo con uno stop in posizione di profitto e questa mattina prima dell'apertura è uscita la notizia che Saipem era stata ammessa, aveva vinto una pre-gara per partecipare poi a una gara importantissima, per cui Saipem apre in buon rialzo, a un certo punto fa più 1,8. Qualcuno nel gruppo mi scrive: ma guarda, uscita la notizia, eccetera, 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 eccetera. E effettivamente anch'io tante volte sono tentato e tante volte sbagliando mi prendo il profitto perché vedo che in quel momento è possibile un'inversione, quindi si dice ok, tante volte c'è il rischio che torni su e poi magari chiudi in pari e anziché guadagnare una bella percentuale. Saipem poi ha chiuso a meno 1 e questa mattina ammetto che ero incerto. Ero incerto se prendere il profitto perché vedevo Saipem risalire, ma effettivamente ho fatto un attimo mente locale, sono andato a riguardare i grafici che ho dato sui gruppi nel momento in cui il trade è stato aperto ed effettivamente mi sono quindi vedendo i grafici tornati in mente i vari passaggi, i vari pensieri che avevo formulato in fase di apertura di trade e quindi ho detto ok, no. Bisogna credere, anche dopo anni, bisogna dirselo, io me lo dico ancora, bisogna credere alla bontà delle proprie analisi. E quindi ho levato il grafico davanti e ho detto non la guardo più, non la voglio sapere. Ed effettivamente al momento, poi magari domani apre più 10 e quindi siamo smentiti, ma al momento il fatto di voler credere alla bontà delle proprie analisi mi ha dato ragione. Quindi è un video così di pensiero ad alta voce. È giusto perdere, anzi utilizzare tempo nel fare un'analisi e quindi a quel punto tanto vale rispettare, altrimenti è inutile perdere tempo prima e si potrebbe tradare a caso. Un saluto a tutti.